Barone Vassallo, siamo al 6 aprile 2023. Buonasera a tutti. Siamo in un periodo vicino alle festività pasquali. Le giornate si sono fatte lunghe, a parte ieri e forse stamattina. Sembrerebbe che piano piano la temperatura sta salendo. Però naturalmente lo sbalzo di stagione, lo sbalzo di temperatura un pochino affatica le persone. Quindi oggi farò questo video. Avrei voluto fare il video su Rumble, mandarlo su Rumble, farvi vedere il video in questione che sto per menzionarvi e fare le dovute precisazioni, i dovuti approfondimenti, i dovuti ragionamenti. Ma sinceramente, è una cosa un pochino troppo pesante, quindi probabilmente anche perché non ho parole di, vogliamo chiamare, di spessore da dire a riguardo di certi comportamenti. Però noi, facendo questo video che andrà su YouTube, vi farò vedere un video aseticamente, lasciando a voi le conclusioni se questa persona fa bene o se questa persona fa male. Io ammiro le persone che hanno una continuità nel loro pensiero. Quindi, se hai fatto uno, devi fare due, se hai fatto due, devi fare tre, se hai fatto quattro, devi fare, se hai fatto tre, devi fare quattro, se hai fatto quattro, devi fare cinque. Io sono assolutamente favorevole a chi ha la continuità nelle proprie scelte, crede in quello che fa, crede in quello che ha fatto e in base a questo porta avanti il suo stile di vita, la sua salute, la sua vita, i suoi familiari, quello che volete. E quindi vi porterò questo video di cui non accennerò a nulla io, ve lo farò soltanto vedere. Per dovere di cronaca, ognuno di voi trarrà le conclusioni se è favorevole, se è contrario a quello che dice. Non ci sono problemi. L'importante è sempre andare dritti per la propria strada, qualsiasi cosa succeda. Alla scienza dalla sua parte, punto. Ben nota. Ma per carità, certo che no. Vaccinazione
Lui giustamente dice: staremo a vedere quello che succederà ai non vaccinati. Ha ragione. E io non assolutamente non voglio schierarmi da una parte o dall'altra. Dico onore al merito a questa persona, perché questa persona ha fatto delle scelte, a differenza di tanti altri che poi si sono rimangiati le mani, sono tornati indietro, si sono pentiti. No, lui va avanti. Io per questo lo ammiro. Fa benissimo. Tutte le persone che hanno iniziato un percorso è giusto che lo portino a termine. Termine è un parolone grosso, forse meglio non utilizzare questo termine, specialmente quando si parla di certe cose che sono state al centro della polemica, al centro di illazioni, al centro di grossi dubbi, ma a noi non interessa. A noi piacciono le persone vere, le persone decise, come questo uomo che in questo momento ha deciso di continuare la sua strada. Scusate, ha deciso di continuare la sua strada e questa strada la porta avanti. Quindi, ripeto, onore al merito, e lascio a voi poi qualsiasi altro pensiero, qualsiasi altra vostra esposizione, quello che pensate, quello che ritenete sia giusto o non sia giusto, naturalmente sempre nel rispetto delle decisioni delle persone, perché quella è la cosa principale sempre nella vita: rimanere nel rispetto, non decidere per gli altri. Ognuno decide quello che vuole, ognuno decide per il meglio per la propria vita, quello che crede meglio per la propria vita. Penso che questa persona rimarrà nella storia perché è stato il primo ad aver detto che continuerà nella sua strada, nelle sue decisioni. Più di questo io non ho altro da dirvi. Bene ragazzi, ci vediamo domani e buona serata.